Dario Zante, qual è la tua e la vostra posizione sull'isola pedonale di Via dei Mille? Penso di potermi abrogare il diritto di parlare per quasi tutto il centrodestra. La mia posizione è quella di non affidare comunque un periodo così importante e sentito della nostra città ad un'associazione privata. Cioè, iniziativa lodevole quella dell'associazione Mille Vetrine, ma ecco, la mia proposta era quella, come lo scorso anno, della normale prosecuzione, ovvero Piazza Cheroli, normale prosecuzione di Piazza Cheroli è solo ed esclusivamente il Viale San Martino fino all'incrocio col Viale Europa. Quali sono le criticità per te su Via dei Mille? Le criticità, innanzitutto, quello non è un'isola pedonale, ecco, parlerei di una strada chiusa per incrementare le attività produttive dei commercianti, che potrebbe anche starci, però non è un'isola pedonale. E dopodiché andrò a fare comunque un'interrogazione al ragioniere generale, in quanto, come lei ben sa, vi ci sono delle strisce blu degli stalli a pagamento, quindi non vorrei che si vada a configurare un mancato introito per le casse comunali, pertanto un eventuale danno erariale. Che era una questione che era già stata sollevata, credo, negli anni scorsi. Per quanto riguarda il Viale San Martino, qual è l'idea, la proposta? Il Viale San Martino, invece di pensare a diverse iniziative che ho visto che l'amministrazione ha sponsorizzato, ovvero tra Zampognari e via dicendo, iniziativa anche questa importante, di investire qualche soldino in più e dare qualche attenzione in più a quello che è il Natale con delle luminarie e varie iniziative di tipo culturale per Viale San Martino. Grazie.